Alla fine dell'anno 1600, dalle carte del catasto a Tocco risultavano 6 porte. Una di queste era, ed è tuttora esistente, la Porta della Croce. Dopo aver varcato la Porta della Croce, a poca distanza sulla sinistra si incontra la chiesa di San Rocco. Sulla facciata compare una piccola lapide con inciso l'anno 1621. Passata la piccola chiesa, ci si incammina sull'antico selciato in pietra, tipico di un tempo. Questa è la strada chiamata Traversa Valera, che ha ripreso il nome dell'antica strada Claudia Valeria e ripercorre oggi l'antico percorso italico precedente. Scendendo lungo la strada che porta verso Rovetone, sulla sinistra si incontra una fontana medioevale. Sulla lapide c'è la scritta ormai illeggibile di un avvenuto restauro da parte del sindaco di allora, Pasquale Napoleone. Era l'anno 1807. Questa fontana, da una pubblicazione del 1982, venne riscoperta dal concittadino professor Sandro Sticca. Scendendo ancora a valle, si intravede la contrada Rovetone. Arrivati alla fine della strada traversa, sulla destra fa bella mostra la Fontana delle Quattro Cannelle. In alto compare la scritta dell'anno 1812. Sulla sinistra della Traversa Valera c'è un vecchio fabbricato rurale, ormai pericolante e ricoperto di vegetazione. Si intravede una data sull'architrave della finestra, 1580. Dal diario di Domenico Stromei, Città dell'Aquila, anno domini 1840. Ci imbattemmo a Piazza Grande con un carrettiero di Castiglione alla Pescara di nome Emidio, il quale mi conosceva per nome. Gli dissi se voleva portarci fino alla taverna delle Quercelle sotto Tocco. Mi rispose: sarà per me un onore portare sul mio traino un poeta. La mattina all'uscita del sole ci trovammo alla taverna delle Quercelle, gli regalai 3 carlini, lo ringraziai e ci separammo. Le immagini che si vedono adesso sono state riprese circa 18 anni fa. La taverna delle Quercelle appare libera dalla vegetazione e lascia intravedere tutta la sua storia. Dal diario di Domenico Stromei. Quel giorno presi la vecchia via Fonte Castello, dove si portano ad abbeverare gli animali. Scesi dalla strada Salara e arrivai al di là della taverna delle Quercelle, di cui era proprietario la duchessa di Tocco. Girando a sinistra per la regia strada, cominciai ad arrampicarmi e, rasentando le falde del Morrone, mi portai alla cosiddetta Grotta di Gesù Cristo,
dalla strada statale attuale, poco dopo aver superato la fontana delle Quattro Cannelle, girando a destra, per una stradina ci imbattiamo in una fontana dove l'acqua sgorga con prepotenza. Ma questa è un'altra storia.